Sta per cominciare la stagione balneare, si comincia a programmare quella che sarà l'attività per quest'estate. Ci sono ancora tante incertezze che attorniano il mondo dei balneatori, degli imprenditori di questo settore. Noi vogliamo fare un po' il punto della situazione con Cristiano Tomei, che è il coordinatore della FAB CNA Abruzzo, per parlare appunto innanzitutto della notizia che ha un po' sconvolto tutto un iter che era stato ben avviato nelle settimane scorse, vale a dire l'impugnativa del governo alla legge di Dalmazio sul demanio marittimo. Cosa è accaduto e quali sono gli scenari che si aprono? Sì, la legge è stata impugnata nonostante abbiamo lavorato bene, una legge secondo noi di contenuti forti e innovativi, ma è stata impugnata e quindi adesso in qualche maniera la partita si sposta a livello centrale. Sicuramente a livello centrale vorranno uscire delle linee di indirizzo che siano omogenee e valgono un po' per tutte le regioni. Ma bisogna tener conto che l'Italia è divisa in quattro macro aree per quanto riguarda il demanio turistico. Il Tirreno e l'Adriatico, di tutte e due poi c'è il nord e il sud che marcano delle differenze sia dal punto di vista territoriale e anche imprenditoriale delle stesse aziende, imprenditoriale delle stesse aziende. Noi cerchiamo di mantenere le varie peculiarità, non solo dell'Abruzzo, delle Marche, di altre regioni che ci sono sul Tirreno, però in qualche maniera è bene che si faccia presto e ci rivolgiamo appunto all'assessore al turismo di Dalmazio, che ha il ruolo di coordinatore nazionale per le regioni sul turismo e sul demanio, appunto perché queste linee di indirizzo escono al più presto per dare risposte certe a delle micro, piccole e medie imprese del turismo balneare che assicurano, ne sono sì 100, una ossatura concreta nel panorama economico della nostra regione. Quindi occorre sollecitare l'intervento del governo centrale e cercare provvedimenti quadro che poi possano essere declinati dalle regioni. Manca cioè un quadro normativo generale di riferimento. Sotto questo aspetto ci sarà anche un intervento da parte del governo? Sì, si parla. Ieri proprio parlavo con i riferimenti governativi proprio all'interno del Ministero per i rapporti con le regioni, appunto di avere queste linee quadro e degli indirizzi specifici. Però devono essere gli indirizzi, secondo noi, che tengano conto delle imprese esistenti. Non è pensabile dare un colpo di spugna e mandarle a casa a delle imprese che hanno assicurato in questi anni tanto sotto ogni profilo per quanto riguarda l'azienda Italia. La cosa che spaventa di più probabilmente sono i tempi di tutta questa fase. Ma i tempi spaventano perché in questo momento nell'incertezza si vanno a fermare degli investimenti che sono importanti sia per la stessa partita occupazionale diretta, perché poi i costi fissi spaventano e noi diciamo invece di mantenere l'occupazione, ma anche per tutto l'indotto, cioè tutte quelle aziende che vivono con il turismo balneare in quanto a forniture e quant'altro. Ma c'è anche un'altra partita aperta, Tomei, una partita con la quale c'era un impegno con il Consiglio regionale e con la promozione da parte dell'assessore al turismo e al demanio marittimo di Dalmazio, vale a dire il famoso piano demaniale della regione che va aggiornato ad un contesto che è cambiato negli anni. Il demanio è di tutti, il demanio è dell'utenza. Vi è una forte presenza e interesse delle imprese del mondo ambientalista e bisogna però tener conto anche di coloro che poi promuovono l'economia. Il PDM è datato al 2004, oggi deve essere aggiornato e sono scaduti in questi giorni i termini in cui entro 60 giorni, dal 18 febbraio con la legge numero 3, l'assessorato doveva rassegnare al Consiglio regionale appunto una legge di modifica. Una legge di modifica che peraltro prevede delle cose molto innovative. Il problema della raccolta differenziata che abbiamo proposto noi, l'aspetto tecnologico, le energie rinnovabili, utilizzare per esempio il fotovoltaico per produrre energia, qui c'è il sole, quindi è una forte fonte per poter promuovere questa energia che si va a mettere in integrazione rispetto a quella più tradizionale. E naturalmente sono tutti incentivi fondamentali che devono essere permessi per creare anche occupazione, ma gli stessi investimenti che sono necessari per l'estensione della durata di queste concessioni non sarebbero così
facilmente consentibili se non vi è una modifica al piano demaniale marittimo regionale. Noi non vogliamo cemento, non vogliamo cementificazione o opere che vadano ad aumentare i pesi che ci sono oggi sul demanio, ma vogliamo degli investimenti che vadano a vantaggio sia delle imprese e sia dell'utenza. Lei faceva riferimento al 2004, da allora molti comuni non hanno nemmeno varato il loro piano comunale per il demanio, tant'è vero che sono stati commissariati. Esiste anche un problema di governance per questo settore? Certo, noi, per esempio, questo è il problema, il rischio che vi può essere, perché tutto ciò che viene fatto a livello centrale, sia il governo o la regione, poi fatica burocraticamente a camminare, in questo caso nei 19 comuni costieri. Quanti piani e spiaggia abbiamo oltre che vigenti attuabili o che siano rispondenti alle attuali necessità? Le opere che si vedono sono delle opere anche dovute al fatto igienico-sanitario, una serie di aspetti obbligati che erano necessari e sono necessari per mettersi al passo anche con le linee dell'Europa, con le direttive europee per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e quanto riguarda l'igiene e la sicurezza sugli stessi alimenti. Però, lo ribadisco, i piani spiaggia, ma lo stesso PDM, devono essere degli strumenti forti, attuabili, anche prevedendo uno sportello unico regionale, chiamando i comuni laddove bisogna intervenire con questi investimenti, che riavvicinino appunto le imprese all'utenza e tenendo in equilibrio anche l'aspetto ambientale. Noi su questo ci crediamo fortemente, perché il demanio marittimo con le imprese è nato sul mare e il mare è il bene fondamentale sotto il profilo ambientale al quale gli stessi balneatori tengono di più. E il mare, proprio il mare di quest'anno, sembra davvero una promessa. Siamo a fine aprile, però insomma c'è già qualcuno che azzarda un bagno di sole, magari tra qualche giorno anche un bagno nell'acqua. Ma intanto, Tomei, dal punto di vista dell'erosione, com'è la situazione sulla costa abruzzese in generale? L'erosione è incipiente e avanza, e i provvedimenti che vengono messi in atto sono sempre minori rispetto alla reale esigenza. Lo stesso ripascimento è qualcosa che può essere definito un cerotto, che vale il tempo di a volte nemmeno di una stagione. Il mare deve essere balneabile, le acque devono essere pulite, però bisogna difendere anche la costa. Io mi ricordo che proprio qui, dove ci troviamo in questo momento, negli anni 30-40 il mare lambiva proprio la strada. Poi appunto, con man mano che la difesa della costa si è cominciata a incrementare, in qualche maniera abbiamo questa bella spiaggia che è un patrimonio di tutti. È chiaro che bisogna mantenere l'equilibrio ambientale, però non bisogna essere ortodossi sia dall'uno che dall'altro lato, ma ritrovare quel punto di equilibrio che veramente ha portato in avanti per tantissimi decenni il turismo balneare. Dal punto di vista delle tariffe, come sarà la stagione? Vi siete impegnati, nonostante queste incertezze, a calmierare i prezzi? Altrimenti saranno molti costretti a fare i bagni di sole e i bagni di mare in questa, che è una spiaggia libera, peraltro bellissima, nel centro della città di Pescara dove ci troviamo. Le tariffe non devono essere aumentate, anzi, proprio in quelle file più popolari bisogna andare incontro alle famiglie per ridurre addirittura i costi. Questo appunto per riportare la gente, le persone al mare e evitare ciò che è successo 2 anni fa proprio sulle nostre spiagge nei giorni feriali, che il pomeriggio erano vuote, comprese anche le spiagge libere. C'è una crisi mondiale qui in Abruzzo, la crisi sta arrivando, si sta sentendo adesso, nonostante magari al nord se ne stia un po' uscendo, le cose qui arrivano sia positive che negative un po' in ritardo, e oggi credo che il 2010 sia il momento in cui si sconta di più questo aspetto. La categoria è chiamata anche a assumere questo ruolo di responsabilità, così come le istituzioni, perché si vada incontro per mantenere questo aspetto importante dell'economia. E noi veramente ci stiamo battendo per poter veicolare questi concetti e farli, per somatizzarli e farli assorbire. Ecco, questa è una spiaggia libera, dicevamo, ma voi non siete contrari alle spiagge libere anche nei piani demaniali regionali dei comuni? Le spiagge libere andrebbero attrezzate e gestite anche con servizi da parte delle amministrazioni comunali?
Questo già avviene, il 20% delle spiagge di ogni comune devono essere destinate a utenza balneare libera e sulle stesse spiagge noi ci chiediamo che ci sia da parte dei comuni la stessa accortezza che gli imprenditori privati diciamo, utilizzano per quanto riguarda le loro spiagge, quindi la pulizia e il salvamento, perché sono aspetti importanti che riguardano tutta l'utenza balneare, sia che vadano da uno stato in uno stabilimento balneare privato e sia se usufruiscono della spiaggia libera. Bene, grazie a Cristiano Tomei per questo incontro, per questa conversazione. Abbiamo fatto il punto sui temi della categoria, che poi però sono anche i temi dei cittadini utenti di questo mondo del mare, delle vacanze estive. E speriamo che questa giornata, davvero una delle prime di pieno sole a Pescara, sia di buon auspicio per tutta la stagione. Grazie. Speriamolo veramente. E arrivederci alle prossime occasioni.